quella di oggi non è una partita come tutte le altre, perché i derby non sono mai partite normali. Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palamonte Acuto di Cagliari, dove fra pochi istanti andrà in scena la 15ª giornata del campionato di Serie B, girone A, Sardinia Futsal da una parte, Jackie Chuck Serramanna dall'altra. Prova dar da solo Fratini, sbaglia tutto, il contropiede con Paladino, Paladino mette il pallone sotto e c'è il vantaggio del Jackie Chuck con Paladino. Rifiata anche Serginio per il Cagliari, va Fratini, arco per Azzeni, prova a rimettere il pallone in mezzo e c'è una magia, il cross di Azzeni, colpo di testa di Fratini ed è 1-1 Cagliari. Lo scambio per Marini, palla deviata, ci arriva comunque Setti, Ugo gliela porta via per un attimo, lo scarico ancora per Paladino che la mette sotto l'incrocio e fa 2-1 Jackie Chuck. Fratini fermato da Serra, può ripartire ora Fratini su di lui, va Serra con il tiro, il colpo di tacco di Marvic solo in mezzo all'area di rigore. Il colpo di tacco vincente e adesso Fratini va a cadere giù il portiere ed è subito sotto il Cagliari con Fratini a fare 3-2. Sempre Sardini a futsal, cercare gli spiragli, giusti in avanti, mette Hurtado, un diagonale perfetto che finisce in rete il 3-3 del Jackie Chuck, palla in mezzo, led ancora, poi c'è Paladino, il tiro e Setti solo in mezzo all'area di rigore, anticipa tutti e fa 4-3 per Jackie Chuck. Fratini, ancora Fratini, si libera ancora Fratini, palla in mezzo, Hurtado è solo e la piazza, ma Fratini ha fatto una magia per liberare Hurtado. Fratini attaccato da Paladino, va ancora Fratini, prova col sinistro e poi c'è l'errore di Spiga che regala a Fratini la gioia della tripletta e del 5-4. E allora Spiga a far ripartire i suoi, contropiede con il pallone messo fuori e poi Setti a mettere in rete il pareggio del Jackie Chuck. Ultima azione per il Cagliari, se la gioca col portiere di movimento però Cogotti sbaglia tutto, poi Setti la mette dall'altra parte e trova la rete allo scadere del 6-5. E allora quando ci sono i festeggiamenti del Serramanna che si porta a casa questo derby con il 6-5 sul fischio della sirena, da Matteo Piga con la parte tecnica di Alberto Tosini è tutto dal Palamonte Acuto per Diretta Sport, un saluto e state con noi per il grande sport.